in collaborazione con MSC Crociere. Giver, un mondo di natura. gnv.it. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Siamo in onda sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportador.tv/mondocrociera. Ora anche con i vostri digital device, telefonino e personal computer con l'applicazione sportador.tv. sulle smart TV di ultima generazione e sui più importanti social media come Facebook, Dailymotion e YouTube. In questa puntata navighiamo con MSC Crociere per scoprire le bellezze del nostro mondo. Ci aspetta quindi una bellissima puntata e mi raccomando, navigate sempre con noi. Southampton è il porto crocieristico più importante del mondo anglosassone ed è anche il punto di partenza più importante per magnifiche escursioni in Inghilterra come la capitale Londra, Cambridge, Stonehenge, Winchester e la stessa Southampton. Navigate con noi! Visitatore, Londra è un luogo emozionante. La City, il centro di Londra, conta ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Viaggiare in crociera è il modo migliore per scoprire i colori e i suoni del mondo. La compagnia MSC Crociere è reduce da un 2023 con numeri record. Cosa si aspetta dal 2024?
Sì, è vero, il 2023 è stato un anno record, un anno incredibile. Le persone avevano voglia di fare vacanza, questo è indubbio, e siamo molto felici che molti, davvero tanti, hanno scelto di farla a bordo di una nave di MSC Crociere. Un anno fantastico che ci ha dato tantissime soddisfazioni e che ci ha dato ancora più mordente per crescere ulteriormente nel 2024. Stiamo lavorando tantissimo non solo sul nostro prodotto, sulle navi, ma anche direi sul brand, sul marchio MSC Crociere, che diventa sempre di più nell'immaginario comune un marchio di alto livello. Siamo felicissimi da quello che vediamo dalle risposte dei croceristi, ma anche sentendolo tutti i giorni, di verificare che il nostro marchio diventa sempre di più un marchio sinonimo di qualità, oltre che di attenzione per l'ambiente con la sostenibilità, e di grandissima bellezza, fatemi dire. Quindi è un marchio che è in grado di far vivere bellissime emozioni. E tutto questo si riassume con le nostre attività a bordo delle navi, come vi dicevo, ma anche con le tantissime attività che stiamo facendo sul territorio. Abbiamo deciso di celebrare la squadra MSC, il fautore di questo successo, quindi tutte le persone che lavorano a bordo delle navi, ma anche fuori. Pensate che la soddisfazione del cliente arriva sì dal lavoro del comandante della nave, ma anche dalla persona che si occupa della sua cabina, della pulizia della cabina, dal barista, all'animatore. È tutto un grande lavoro di squadra. E allora abbiamo deciso di celebrarlo investendo nello sport e principalmente negli sport di squadra, il calcio, la pallavolo, il basket e anche la Formula 1, che è uno sport che non avrebbe senso senza la squadra, quella dei meccanici, tutta la squadra che è attorno al pilota. Ebbene, il gioco di squadra per noi è fondamentale in navigazione come fondamentale nello sport, e quindi avete visto il nostro brand sulle maglie di ben 3 squadre di Serie A. La Finlandia è un paese molto esteso, ha una superficie di 390.000 km quadrati, è chiamato anche il paese dei 1000 laghi, ma è riduttivo perché i laghi sono, pensate, 188.000, il 10% della superficie quindi è acqua, il 76% della superficie rimanente è tutto boschi e foreste. Helsinki è la sua capitale e ha una popolazione di 600.000 abitanti, tutti i finlandesi sono 5 milioni e mezzo. La Finlandia è uno dei paesi al mondo con il più alto tasso di istruzione. L'85% della popolazione ha il diploma di scuola media superiore, il 40% della popolazione è laureato. Noi siamo rimasti piacevolmente sorpresi da quanti parlano l'italiano. Lo studiano solo per il piacere di imparare. Fu completamente distrutta da un incendio nel 1808, completamente ridisegnata dall'architetto tedesco Engels. Questa è la famosa Esplanade, il cuore pulsante della capitale finlandese. Helsinki è il paradiso per gli amanti del design. Helsinki e la Finlandia significa natura spettacolare, design splendido, musica fantastica, educazione superba e persone deliziose. Helsinki è caratterizzata da una moderna architettura, un'atmosfera trendy, negozi di alta moda e importanti manifestazioni culturali e artistiche che si svolgono nel cuore della città. Nel
Nel giro di Helsinki, da non perdere, c'è la visita al vecchio mercato che serve i suoi clienti da lontano 1888. Su MSC Grandiosa è possibile vivere esperienze enogastronomiche e culinari in ben 11 ristoranti diversi. MSC Grandiosa ha una stazza di oltre 177.000 tonnellate, lunga 331 metri, alta 67, larga 43, una velocità di oltre 22 nodi, a 2.421 cabine per ospitare 6.334 ospiti. MSC Grandiosa è costata circa 1 miliardo di euro, ha un totale rispetto dell'ambiente, pensate che le acque reflue sono depurate prima di essere disperse in mare, meno 97% per quanto riguarda l'emissione di zolfo, meno 80% per l'ossido di azoto e meno 28% per consumo di carburante per passeggero e per crociera rispetto alle altre navi da crociera. Il fenomeno delle crociere è sempre di più in espansione, in costante crescita, e se questo si trasforma per il turista in prezzi più convenienti e varietà di offerta, per chi ospita le crociere, i porti e il paese invece è un vero e proprio pilastro economico. Indimenticabili sono le escursioni a bordo le navi MSC Crociere. Ad ogni scalo, MSC Excursion desidera far scoprire il meglio della destinazione scelta. E le escursioni MSC accuratamente pianificate sono più lunghe che mai, così da concedere tutto il tempo necessario per esplorare nuove culture e vivere esperienze uniche. Durante
durante la vostra crociera in Nord Europa, uno dei posti più indimenticabili da visitare è senza dubbio Mont Saint-Michel in Francia. Mont Saint-Michel è famosa perché, con la marea alta, diventa un'isola. La cattedrale di Mont Saint-Michel fu costruita nel 708, quando il vescovo Saint-Aubert ebbe una visione di San Michele, che gli disse di costruire una chiesa in cima a un isolotto in mezzo al mare. Nel 1979 divenne patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed ora andiamo a scoprire le bellezze di Kiel in Germania in bicicletta. Kiel è l'ideale per una divertente escursione in bicicletta. È semplice e tranquilla, persino durante la regata internazionale Killer Walk, un must per ogni fan della vela. Pochi musei cittadini sono visitabili in una mattinata. Tuttavia, se si vuole conoscere Kiel, a parte l'acqua, a cui la città è indissolubilmente legata, può essere scoperta grazie alla bicicletta. Può essere vista dalla ciclabile Kiel Linie o dalle crociere sul Kieler Fjord o sul canale, transitabile anche in bicicletta. Kiel è il capoluogo della regione dello Schleswig-Holstein, la regione più a nord della Germania, la regione che confina a nord con la Danimarca e poi con i due mari, a ovest il mare del nord e a est il mar Baltico. È situata proprio in fondo a un fiordo, battuta dal vento come oggi, è sede di una grande tradizione marinara e da qui partono tutte le crociere per il mar Baltico e per il nord Europa, i tanti traghetti per la Scandinavia, la Svezia, la Finlandia e tutti i paesi baltici. Centro di Kiel c'è un misto di nuovo e di antico. Di nuovo c'è tutta la zona pedonale, la zona dello shopping e poi di antico la chiesa più antica di Kiel, Sant Nicolai, dedicata ai santi Andreas e Nicolas, protettori dei marinai e dei pescatori. È stata costruita assieme a Kiel nel 1242. We'll be right back.
Una crociera è senza dubbio il modo migliore per scoprire e apprezzare le bellezze del mondo. L'Italia è il mercato numero uno per MSC Crociere, con oltre il 25% del fatturato che viene dall'Italia. Ben 22 navi che girano il mondo. Ma quali sono le destinazioni e le località preferite dagli italiani a bordo di MSC Crociere? In primis il Mare Nostrum. Mare Nostrum anche nel 2024. Per l'estate del 2024 avremo 13 navi in partenza da casa nostra. In particolare, naturalmente, gli itinerari verso Grecia e Turchia. Quest'anno avremo in particolare un itinerario molto bello che partirà dall'ovest, in realtà dal Mar Tirreno, quindi da Civitavecchia con MSC Divina, toccherà Civitavecchia, toccherà Napoli, ma poi andrà verso le isole greche e poi verso la Turchia, ed è un itinerario favoloso con una nave di grande livello. Avremo la novità anche di MSC Opera da Bari, che anche in questo caso andrà verso le isole greche, ma è molto importante per noi perché l'home port sarà Bari e quindi questo ci permetterà di poter toccare anche la Turchia, una crociera anche un pochino più lenta, diciamo, delle tradizionali. Naturalmente gli itinerari non solo nel Mediterraneo, ma itinerari anche nel Nord Europa, ben 4 navi nel Nord Europa, se l'itinerario delle capitali baltiche, ma anche l'itinerario naturalmente dei fiordi, e non solo Nord Europa classico, ma anche tutta la parte relativa alla Groenlandia, all'Islanda, alle isole scozzesi, quindi anche degli itinerari un pochino fuori da quello che è, diciamo, la parte comune. Una grande soddisfazione per le crociere. C'erano solamente 200.000 croceristi nel 2000. Nel 2024 si parla di 13 milioni di croceristi che vengono in Italia. Milioni sono gli italiani che vanno in vacanza a bordo di una nave da crociera, meglio se MSC, quindi un mondo delle crociere veramente in grande sviluppo. Assolutamente sì, io credo che sia una vacanza adatta a tanti target, a tante opportunità anche di spesa, si può personalizzare la vacanza a bordo e questa è una parte molto importante e credo che sia il modo più comodo, più semplice per poter viaggiare ma nello stesso tempo divertendosi, perché ricordiamoci che a bordo ci sono tante attrazioni, tante opportunità dai più piccoli, ricordo la parte della Chicco, della Lego, la nostra collaborazione agli sportivi con Tecnogym, ma anche all'intrattenimento sia virtuale con tutta quella che è la parte tecnologica, ma poi anche gli spettacoli di bordo stile Broadway, quindi una qualità molto importante. Non dimentichiamo anche la parte di ristorazione, che per noi italiani è assolutamente chiave. Tallinn è la capitale dell'Estonia, è una città tipicamente medioevale, è l'unica città europea ad avere un municipio gotico originale situato nel centro della città, municipio costruito in soli 2 anni, dal 1402 al 1404. L'Estonia è nota soprattutto per la sua splendida capitale Tallinn, una vera perla tra le capitali europee. Tallinn attrae turisti soprattutto per il magnifico centro storico, un esempio di architettura medievale nordica in ottimo stato di conservazione ed è stato inserito nell'elenco dell'UNESCO tra i patrimoni mondiali dell'umanità. Nel suo centro storico e dei suoi dintorni vi sono numerosi ristoranti, caratteristici caffè locali che danno a Tallinn un tocco di energia e vitalità. I
Il centro di Tallinn è molto compatto, si può facilmente attraversare a piedi da un capo all'altro, godendosi una variegata selezione di aree cittadine. Tallinn è uno dei migliori musei a cielo aperto del suo genere e i suoi 700 anni di storia architettonica della città danno una vivida panoramica dei differenti stili architettonici. La popolazione di Tallinn è poco più di 400.000 abitanti, tanti quanti sono i turisti che raggiungono la città annualmente con le navi da crociera. Dal 2004 l'Estonia è membro dell'Unione Europea e dal 1 gennaio 2011 l'Estonia è diventata il 17° membro della zona euro. Durante l'estate, in giugno, il cielo rimane chiaro dalle 4 del mattino fino alle 23. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata, come avete visto, abbiamo navigato nel nord Europa con MSC Crociere. Potete vedere questa puntata e le altre produzioni televisive sul nostro sito sportador.tv/mondocrociera, ora anche con il vostro telefonino personal computer, ora anche con l'applicazione sportador.tv sulle smart TV di ultima generazione e sui più importanti social media come Dailymotion, YouTube e Facebook. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre per fare una bellissima crociera e scoprire i luoghi più belli al mondo. Quindi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza e mi raccomando, navigate sempre con noi. Collaborazione con MSC Crociere. Giver, un mondo di natura. gnv.it